Qui vediamo perché il campo di gravità e l'accelerazione di gravità, pur essendo due concetti molto diversi tra loro, hanno lo stesso identico valore numerico. E anche l'unità di misura è diversa, ma si può vedere che si può far coincidere l'unità di misura dell'uno e dell'altro. Partiamo come al solito dalla legge di Newton, la forza totale uguale massa per accelerazione nel caso in cui abbiamo un oggetto puntiforme di massa m che è sottoposto alla sola forza di gravità. Noi sappiamo che la forza di gravità nasce dall'interazione della massa m, potrebbe essere per esempio un sasso sulla superficie terrestre, ma può essere anche in un'altra parte dell'universo dove sente un campo di gravità. Quindi la forza di gravità nasce dall'interazione della massa con il campo di gravità localmente presente lì dove la massa si trova. Questa interazione tra, diciamo, il sasso e il campo di gravità lì presente, che non è quello generato dal sasso, ma è generato per esempio dalla Terra. Allora questa interazione è schematizzata da questa formula, cioè la massa, cioè il sasso con la sua massa interagisce con il campo di gravità della Terra presente lì e quindi da questa interazione nasce la forza di gravità. E questa forza di gravità produce un'accelerazione del sasso, cioè gli cambia la velocità, gli fa aumentare la velocità di caduta. Ora in questa formula si può semplificare la massa e quindi alla fine otteniamo subito il campo di gravità G, per esempio sulla superficie della Terra, uguale all'accelerazione impressa al sasso in caduta, cioè l'aumento di velocità al secondo. Ma questa semplificazione presuppone l'uguaglianza di queste due masse, che in realtà hanno due significati fisici diversi, pur essendo uguali numericamente, perché la prima è la massa gravitazionale e la seconda massa è la massa inerziale, massa gravitazionale e massa inerziale. La massa gravitazionale è quanto intensamente un oggetto interagisce con un campo di gravità presente lì dove è lui. E invece la massa inerziale è quanto è difficile cambiare la velocità di un oggetto. Quindi vediamo che sono due grandezze fisiche completamente diverse, la massa gravitazionale e la massa inerziale, eppure sono identiche dal punto di vista numerico e quindi per questo si semplificano. Facciamo l'esempio adesso del sasso sulla superficie terrestre, sappiamo che il campo di gravità generato dalla Terra sulla superficie si calcola con questa formula andando a sostituire la massa della Terra e il raggio della Terra, otteniamo circa 9,8 N al chilo, vuol dire che per ogni chilo che io metto in superficie, per esempio un sasso di un chilo, quel sasso subirà una forza di 9,8 N. Se il sasso ha la massa di 2 kg, subirà una forza doppia. Quindi un oggetto posto in superficie subisce 9,8 N di forza per ogni chilo che lo compone. Dunque abbiamo calcolato il campo di gravità sulla superficie terrestre, 9,8 N su chilo. E questo campo di gravità imprime al sasso un'accelerazione che è 9,8 metri al secondo quadrato. È lo stesso valore numerico perché G uguale A. Però il significato fisico è molto diverso perché 9,8 newton al chilo l'abbiamo appena spiegato. Vuol dire che ogni chilo che io metto qua in superficie subisce una forza di gravità di 9,8 newton. Invece l'accelerazione 9,8 metri al secondo quadrato vuol dire che il sasso che cade liberamente acquista 9,8 metri al secondo di velocità ogni secondo che passa. Quindi campo di gravità e accelerazione sono due cose molto diverse dal punto di vista concettuale, eppure la loro unità di misura, che è correttamente andrebbero scritte newton su chilo, quella del campo di gravità, metri al secondo quadrato, quella dell'accelerazione di gravità, però vediamo che possono essere portate a coincidere le unità di misura, perché newton su chilo, al posto di newton scrivo chilogrammi metri al secondo quadrato e quindi rimane metri al secondo quadrato.